Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera. Ragazzi, non mi sono fatto sentire questa mattina perché, ribadisco, non ci sono novità a livello di mercato. Siamo fermi a Douglas Luiz e c'è da lavorare per Thuram. Basta, è inutile che uno snocciola video su video per dire che stiamo lavorando, siamo prossimi all'acquisto di Thuram perché era la cosa che ormai è risaputa. Invece, oggi ho visto questa notizia di questa commissione per salvare la nazionale, una commissione. Mi è venuto in mente il film Il Capo dei Capi, voi lo sapete, io sono fissato con questo film. Quando Bush e il greco gli fa a Tommasino Buscetta, e che ci volesti mettere in questa commissione? E in questa commissione ci vogliono mettere Marotta e ci vogliono mettere Giunduli. Ma cosa cazzo c'entra una commissione per salvare la nazionale quando il problema della nazionale è uno solo, uno. Non ce ne sono problemi diversi della nazionale. Il problema della nazionale è andare alla ricerca del campione, andare alla ricerca del campioncino, andare alla ricerca del talento. Talento che c'è, ma non viene espresso perché il posto è occupato perennemente dallo straniero. E anche dallo straniero scarso, anche dallo straniero scarso. Quindi è inutile che loro fanno la commissione. Non significa nulla, non significa nulla. La stessa Juventus, ribadisco, se farà questo centrocampo come tutti sperano. Thuram, Douglas Luiz e forse Koopmeier non è d'aiuto all'Italia. O addirittura l'attacco, se va in via Chiesa si parla di questo Sancho in prestito, Idriss, Vlahovic, Sancho, non è d'aiuto all'Italia. Il problema è questo, ma non è perché la Juventus, io parlo così perché ho messo la Juventus perché è la squadra, diciamo, quella che ha sempre fornito il blocco. Quindi siamo là. Se non ci sono gli italiani, dove li andate a prendere questi giocatori? La legge deve essere quella e unica. Solo quella può salvare l'Italia o può cercare di salvarla. Limitare l'uso dello straniero. Fa sì che ogni squadra debba mettere almeno 5 italiani in campo. Punto. 5 in campo, non nella rosa. 5 in campo, 5 in campo, e se ne esce uno ne deve entrare un altro, punto, non si va da nessuna parte. È così nelle giovanili, nei settori, quelli predisposti, dove il campioncino in erba esce, allora non si dirotta più, non si fa orecchia da mercante, ma si cerca di farlo emergere e lo si mette in campo. Ragazzi, non ce ne sono altre vie. Altrimenti si continuerà, ribadisco, a fare Inter 8 stranieri, Juventus 11 stranieri, 9 stranieri, 10 stranieri, Lazio, Roma, saranno sempre piene zeppe di stranieri. Non ci sono altre soluzioni, non ci sono altre soluzioni. Mi dispiace, ma è questa la soluzione. Limitare il numero delle serie, far sì che gli italiani abbiano un posto garantito nelle grandi squadre. E basta, poi una commissione, non commissione, aiuti, non aiuti, sono cose che lasciano il tempo che trovano, perché poi alla fine il campo è quello che parla, non ci sono alternative. Quindi mi sovviene un sorriso quando sento parlare di questa commissione, altrimenti si continua così, basta, stop, chiuso. Calafiori stesso è uscito, ma era stato anche Calafiori, se non sbaglio, messo da parte dalla Roma, non qualificato dalla Roma. Thiago Motta è stato, questo ne ha valorizzato Thiago Motta, e questo mi fa piacere perché per in ottica di Venus, anche per quanto riguarda altri giocatori che stanno giocando europeo, che apro e chiudo una parentesi per quanto riguarda la Francia, Belgio. La Francia è
può avere qualche singolo in più, ma a livello di gioco è penosa. L'Inghilterra è penosa anche, quindi veramente l'unica squadra che gioca a calcio è la Spagna e molto probabilmente se non succede qualche cataclisma la vince la Spagna, perché veramente la Spagna gioca a calcio. Quindi ragazzi, niente, niente di nuovo, ribadisco, fronte mercato tutto uguale, anzi oggi è il primo di luglio, non abbiamo più a libro paga né Rabiot, non abbiamo più a libro paga Sandro, non si sa ancora cosa si deve fare con Chiesa, se vuole rinnovare, se non vuole rinnovare, non lo so, su Chiesa ribadisco, io a me ragazzo piace. So che ha talento, non si poteva chiedere di più a Chiesa perché ribadisco, quando si ha a che fare con Allegri, dove sono 3 anni che tu non ti alleni, non puoi dall'oggi al domani pensare che in nazionale vai e spacchi il mondo, anche perché in nazionale hai trovato un allenatore che ti ha gestito forse anche peggio di Allegri. Spalletti è stata una delusione immensa, veramente Spalletti si vede che a livello di club è una cosa, a livello di nazionale è un'altra cosa, cioè ha fatto veramente cagare al cazzo. Quindi ragazzi, tutto fermo, mi dispiace non aver fatto il video questa mattina, ma le notizie sono quelle che sono. È arrivata nel frattempo la pasta. Ragazzi, io vi lascio, ora vediamo il Portogallo di Cristiano.